Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. In questo video, ragazzi, volevo aggiornarvi sul mio altare degli eroi e in più volevo dirvi, per chi non lo sapesse ancora, di passare a visitare il mio canale su Twitch che si chiama Snowkills, c'è il link ovviamente nella descrizione del video perché è lì che farò tutte le live. Ovviamente in questi ultimi 2-3 giorni, ragazzi, non ci sono stato molto perché ho dovuto sistemare il computer che mi dava qualche problema e quindi adesso torno con questo video, appunto, dove vi faccio vedere le modifiche che sono state fatte al mio altare degli eroi e successivamente proveremo anche a fare l'ondata AB, AC e le altre fino a quelle, diciamo, umanamente possibili, che sono la AE, e proveremo a farle nei successivi video. Per adesso però volevo soltanto aggiornarvi appunto sul mio altare degli eroi. Allora andiamo un po' a vedere chi abbiamo, ragazzi, che sono importanti modifiche, davvero importanti. Maghetto purtroppo è ancora fermo, non porto ancora il talento A8 al Duca Zucca. Abbiamo il solito Minotauro, ragazzi, per chi non lo sapesse, skill 10, Dio della Guerra 8, tutto quanto completo, diciamo. Ben acchittato anche Cupido skill 10 con rigenerazione 5. Poi abbiamo Aries, come al solito lo conoscete già, skill 9, rigenerazione 5. Vlad, ecco, primo, ragazzi, finalmente Vlad trova un bastione 5. La storia dei due bastioni, ragazzi, perché ho trovato due bastioni 5 uno dopo l'altro, ve la racconto alla fine del video questa. Poi abbiamo Babbo Natale. Ancora, ragazzi, Babbo Natale, il dio della guerra prossimo che troverò lo darò a lui, perché un Babbo Natale davvero non serve a nulla senza un dio della guerra alto. Poi abbiamo Stregone, che è nato con bastione, quindi l'ho portato a 6 perché l'ho trovato proprio con questo talento. Teschio purtroppo, ragazzi, ancora non riesco a trovare un dispersione. Che cosa vogliamo fare? Aspettiamo. Ovviamente il Barba quasi finito con skill a 9 e talento bastione a 8, che è buono. Pelle Coriacea 7, skill 9 per il Golem, ragazzi, che questo Golem davvero è bello potente, gli sta molto 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 bene. Pelle Coriacea. Poi abbiamo il Re Fantasma, ottimo, vorrei portarglielo anche a 6 per renderlo ancora più dispersivo, ovviamente a dispersione perché l'ho trovato prima di trovare Cavalier Teschio. Poi abbiamo Grimm che vorrei dargli un dio della guerra, ma penso che porterò avanti questa dispersione perché comunque nelle situazioni in cui sta Grimm sì, fa comodo dio della guerra, ma andrebbe a completare di più Babbo, quindi preferirei darlo a lui. Poi abbiamo Medusa che ha un ottimo, vorrei portargli un altro po' sulla skill, almeno a 8, ma il talento di rigenerazione 5 è davvero pazzesco perché in tutte le arene è il top. Poi un altro rigenerazione 5 per Trixie, ragazzi, anche questo nelle arene si sistema parecchio, fa un sacco danno ed è ottima con rigenerazione 5. Poi abbiamo Rodolfo, ragazzi, ho trovato anche questo bastione, è stato un po' un mese di bastioni e quindi lo sono andato a dare a lui, ancora trovavo Anubis quando gliel'ho dato, quindi a bastione 6 e vorrei portarglielo anche avanti perché nonostante il dio della guerra, ragazzi, per questo eroe magari è meglio, avendogli trovato bastione, avendogli messo bastione, come piccolo lato positivo è che magari resiste un pochettino di più a qualche skillata. Che ne so, è un pochettino più resistente anche se sempre un po' squishy rimane. E poi abbiamo il bastione 7 su 8 di Anubis, ragazzi, sono riuscito a trovarli. Perché incredibilmente questi due bastioni, uno a Vlad, uno a Anubis, sono stati trovati di fila. Uno da me alle 4 di notte con il roll della missione. Quelli che hanno lasciato il like alla pagina Facebook lo sapranno bene perché l'ho postato la notte stessa. E la mattina dopo Onnige nel farmi la missione ne ha trovato un altro con la missione aggiornata lento, un altro bastione 5 che è stato dato appunto a Vlad che aveva ormai da un'eternità resurrezione. Allora andiamo avanti, intanto ragazzi gli ho portato ovviamente anche le iscrizioni al 100 e tutto quanto, la skill è quasi al 9, manca pochissimo. Penso che entro oggi riuscirò a portargliela a 9 e vorrei puntare direttamente al 10, quindi molto importante. Anubis è un eroe davvero fortissimo. Poi iniziamo ad andare un po' in coda all'altare con Mietitore Brizzolato, anche lui manca il talento. Se non diamo Dio della Guerra, ragazzi, questi eroi quando si arriva poi alla seconda evoluzione livello 200 ci si scontra contro eroi ben messi, se non hanno i damager, se non hanno Dio della Guerra influenzano davvero molto molto poco, soprattutto adesso ci sono anche i pet che curano eccetera, quindi
Senza diventare complesso, senza Dio della guerra, non fanno nulla. Il mitico 30 euro, ragazzi, mitico 30 euro, la skill andrebbe portata anche a 9 magari. Però mi ci trovo veramente bene così com'è. Abbiamo il druido che, senza neanche dirvelo, ci ho fatto seconda evoluzione una sera, ho sclerato, non avevo nulla da fare e gli ho fatto seconda evoluzione, anche perché seconda evoluzione del druido non era neanche poi questa gran notizia, con rallentamento. Atlanticuore, come avrete visto, mi pare lo abbiamo evoluto in live. Atlanticuore Evo 2 con rigenerazione 5 e skill a 7. Ok, corre un po' per farlo arrivare prima. Poi abbiamo Regina Arpia, anche qui ragazzi, un po' un eroe a metà, lo uso in arena. Poi abbiamo Valentina, ragazzi, che urge un rigenerazione 5, mi piacerebbe molto darglielo, per ora è ferma al 4, così come anche la skill è ferma al 7, non proprio il massimo. E poi c'è il re di vivo, ragazzi, re di vivo, piccola chicca, questo eroe è davvero figo, devo dire, l'ho portato a livello 180 della seconda evoluzione, con guardiano del fuoco che riflette il 20% dei danni, ha ancora la skill a 6, ma devo dire, ragazzi, che in certe situazioni fa il suo sporco lavoro, devo dire. Folletto, purtroppo ancora prima evoluzione, mi manca una copia, se non sbaglio, una o due copie. Speravo la rimettessero al bazar, ma così non è stato, mi sono pentito di non averla presa a 4 euro un giorno che era presente. Poi, addestratore di belve, anche qui una sola copia, mi rimane, oppure le ho prese tutte per fargli seconda Evo, ma Anubis ovviamente ha interrotto i piani, giustamente Anubis molto più utile. Cavalier Morte, anche stessa cosa, livello 180, bloccato. Anche qui andiamo in coda con Orco della Rovina, eroe ormai tramontato, non è uscito completamente fuori, diciamo, dall'uso comune, ecco, dal meta del gioco, non c'è più praticamente e non si vede più, un vero peccato, forse andrebbe reworkato e rimesso un po' in azione. Lady Leo, anche qui un po' dimenticata, mi mancano le copie, eccetera. E poi si va sul finale addirittura sui non Evo, Dio del Tuono, Distruttore, anche qui mi servono tutti i frammenti per portarlo su e non è un eroe attualmente così fondamentale. Poi la Succube, il Campione, Godzilla di Neve, anche qui mi ero ripromesso di evolverlo e poi connessione non riuscita, ma non lo è più evoluto perché sono stati sempre, ragazzi, altri eroi da portare su. Dopo il Godzilla di Neve abbiamo il Faraone, anche qui con Ira del Cielo, niente di che. E per chiudere c'è Dracax, mancano le copie e non ho ancora investito per portare su questo eroe che è ancora fermo a livello 143, così come Candy Cane a livello 142 con skill soltanto al 3. Abbiamo il Paladino e poi basta, perché il Paladino penso sia l'ultimo della serie, perché poi tutti gli altri sono solamente doppioni. Vi volevo appunto far vedere il mio altare più che altro per la grande novità di Bastione, che devo dire, ragazzi, non è affatto male. Da un lato avrei preferito dargli pelle coriacea, perché quando ho provato quello di M Premier con pelle coriacea sono rimasto davvero sbalordito, e diventa immortale. Fondamentalmente la funzione di questo eroe è proprio quella di essere immortale, e con pelle coriacea si va a massimizzare. Però è altrettanto vero che con Dio della Guerra è molto forte anche come sniper, e quindi, ragazzi, Bastione, per chi come me non ha la possibilità di rollare molti talenti eccetera, mi sembra proprio il giusto compromesso fra il massimizzare gli HP e aumentare anche un po' il danno, così da essere versatile. Magari non sarà il top né come sniper né come tank, però sarà lì nel mezzo e farà un po' entrambe le cose. Spero anche al meglio. Vorrei portare anche su Vlad, ragazzi, perché Vlad è un eroe fortissimo e finora praticamente l'ho dovuto scagare. Vedremo come si comporterà nelle ondate successive che andremo a provare, ma per questo video direi che è tutto, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.